È successo un casino. Che è successo? Sono uscita su tutti i giornali. Leggiti su internet. Minorenne con Berlusconi. Lui mi ha detto cerca di passare per pazza, salvami. È venuto da me, mi ha chiamato oggi. Lui mi ha chiamato la sua segreteria due volte. Mi ha chiamato il mio avvocato, mi ha chiamato Lele, mi hai chiamato tu, io stavo dormendo. Poi adesso è venuto il mio avvocato, ha fatto la strada da Milano, è venuto adesso, ha parlato con me, mi ha detto Rubi, dobbiamo trovare una soluzione, è un caso che supera quello della Daddario e della Letizia, perché tu eri proprio minorenne. Adesso siamo tutti preoccupatissimi. Ma tanto il primo novembre c'è il compleanno. Il primo novembre faccio il compleanno, ma non c'entra niente. Quando tu sei minorenne, anche se passa, sei stata una minorenne a casa sua. Simo Lele è preoccupatissimo perché dice che lo attaccano, perché per sempre per il caso della prostituzione ci sono state le intercettazioni telefoniche proprio. Dio, speriamo bene, guarda, sono preoccupata anch'io. Questa è la notizia brutta. La notizia bella invece è che sono arrivata terza nella candidatura di Miss Top Model 2010. E 2011 sono arrivata al terzo posto in tutta Italia quando hanno fatto le selezioni, adesso devo fare la finale. Sto drucando, انا مع المحامي وهضرين عليها هادشي خاصنا نلقاو حل. قال لي سميتو قال لي سيلفيو قال لي قول لي بالله غادي نخلصها الثمن اللي بغات على المهم تدفمها وتنكر كلشي وتقول بالله راها تقول كاع راها مسطيه على المهم تخرجني انا من قاعد الامور بالله ما عمري ما شفت دريه بالله عندها 17 عام ولا ما عمرها جات لداري. Una A me non mi fanno niente, lui mi sta chiamando per dirmi ti do quanti soldi vuoi, l'importante è che passi per pazza, passi per sparacazzate, ma non devi raccontare la verità. E mi ha detto ti do tutti i soldi che vuoi, ti copro in oro, però non dire niente. E poi tutti i giornali stanno pubblicando, a me oggi mi hanno chiamato praticamente in... sei giornalisti mi hanno chiamato, mi hanno invitato per Matrix, che mi volevano alla puntata di Matrix, ho rifiutato il tutto, ho rifiutato di parlare anche con i giornalisti. Luca mi sta semplicemente proteggendo perché Lele gli ha chiesto di proteggermi, in cambio avrò un sacco di soldi. Ma lui dice non mi interessa dei soldi, io ti voglio bene e ti copro. Per il momento io non posso fare niente, devo aspettare semplicemente la maggiore età. Adesso è il primo novembre, mancano 4 giorni. Tipo, però la cosa che ti volevo dire io, scusa, cioè, non sei scioccato, non hai paura? No, non ho paura di niente. Avrò tanti soldi, avrò la fama, che cazzo devo avere paura? È un po' il caso di Noemi Letizia. Minchia. Vabbè, però solo poi... che Noemi Letizia era maggiore. Bene, sono su tutti i giornali d'Italia, sto bene. Tutti i giornali? Viva, perché me lo compro. La Repubblica, il Corriere, la Stampa, il Fatto Quotidiano. Ma per quelle foto che hai su Facebook? Ah? Per quelle foto di Facebook? No, per Silvio, l'amante di Silvio. L'amante di Silvio, Berlusconi? Sì. Mamma mia. Che cosa hai combinato? Tu leggiti gli articoli. Aspetta, la Repubblica. La Repubblica? E poi? La Repubblica, il Fatto Quotidiano, tutti i miei amici che mi stanno scrivendo su Facebook, hai alzato un bel casino Rubi, noi ti vogliamo bene, tutti quelli che non mi pagavano adesso mi vogliono bene perché sanno che praticamente sto per beccare un sacco di soldi, tutti che mi vogliono bene. E te l'avevo raccontato che io conosco Silvio, praticamente Lele, niente, sta uscendo il fatto che io sono amante di Silvio. Silvio mi ha chiamato ieri dicendomi Rubi ti do quanti soldi vuoi, ti pago, ti metto tutta in oro, ma l'importante è che nascondi il tutto, non dire niente a nessuno. Ma lo conosci in che senso, scusa? Che vado a casa sua, cioè siamo amici da un anno, solo che la gente pensa subito al male, perché vedono una ragazza bella che va a casa di Silvio, lui che la riempie di soldi, perché ogni settimana mi dava 47.000 euro a settimana, dicono perché fa tutto questo per lei, perché comunque avrà avuto qualche cosa, avrà fatto sesso, non è così. Adesso siamo su tutti i giornali, lui che mi continua a chiamare per dirmi Rubi non rispondere a nessuno, oggi mi hanno chiamato in 6 giornalisti che mi vogliono fare l'intervista, ho rifiutato tutti, mi hanno chiamato nel programma di Matrix che devono farmi la puntata e ho rifiutato. Ma tu perché non ti metti, cioè almeno così dai la tua versione, invece i giornali scrivono quello che vogliono.
No, ma io non devo dare nessuna versione, io devo aspettare adesso che lui mi faccia il discorso e poi dopo affrontare il mass media. E mi ha chiamato stamattina Ida Jespica per dirmi: Ruby, cazzo, sei diventata più famosa di noi tutte messe insieme, mi fa. Neanche la Belen è finita sul Corriere, sul Times e tu già ci sei finita sopra. Ho detto, che fortuna, guarda, come amante di Berlusconi proprio una fortuna incredibile. Mamma mia, puoi essere accoppiato con Berlusconi, ti dico io. Ah? Lui è pazzo, lui è pazzo per me. Un casino, ci hanno scoperti. Ma ora sei, dove sei in comunità? No, Come assolutamente no. hanno detto che eri in comunità? Perché i giornalisti stanno scrivendo, ma ancora le notizie vere non ce le hanno. Qualcuno della polizia ha venduto gli articoli per guadagnarci qualche cosa, ma io sono a casa di Lele per il momento. Ma non siamo preoccupati per niente, anche perché Silvio mi chiama di continuo, mi ha detto cerca di passare per pazza, cerca di passare per quello che puoi, passa, racconta cazzate, ma io ti sarò sempre vicino, mi fa di qualsiasi cosa e avrai da me qualsiasi cosa che tu vuoi. Con il mio avvocato gli abbiamo chiesto 5 milioni di euro in cambio del fatto che io passo per pazza, che ho raccontato solo cazzate, e lui ha accettato. In effetti seguiremo questa strada. Per il momento sono importanti solo i soldi, più soldi si fanno meglio è. Il resto viene dopo. I soldi danno tutto, puoi comprarti anche quello.